Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Nuovo appuntamento con l'informazione. Le ACLI di Arezzo in piazza per la pace. L'associazione ha rinnovato la propria adesione alle manifestazioni organizzate a livello locale e nazionale per lanciare un segnale di solidarietà al popolo ucraino e un appello al cessate il fuoco, necessario per avviare un percorso di conclusione del conflitto. Le prime iniziative che vedranno coinvolti i rappresentanti della presidenza provinciale, dei servizi e dei circoli aclisti saranno sabato 22 ottobre ad Arezzo e domenica 23 ottobre a Ponte Buriano, due momenti che avvicineranno alla manifestazione nazionale di sabato 5 novembre a Roma, che, promossa direttamente dalle ACLI, ha trovato il coinvolgimento di 500 organizzatori. Organizzazioni, ovviamente. Lungo e proficuo incontro a Palazzo delle Laudi fra il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, e i responsabili del COISP, il sindacato di polizia. Sul tavolo le problematiche che riguardano il commissariato di polizia di Stato di Sansepolcro, strettamente legato alla tutela della sicurezza della popolazione e del territorio. I due rappresentanti sindacali, Iuri Martini, segretario regionale, e Riccardo Ghignoni, segretario della sezione locale, hanno esposto al sindaco le criticità che riguardano sia l'attuale sede del commissariato sia l'efficientamento del servizio. La struttura è obsoleta, hanno detto i due rappresentanti del COISP, è ormai poco dignitosa sia per chi vi opera quotidianamente che per l'utenza. Il nostro organico poi è estremamente ridotto, fissato al momento a 18 unità. C'è poi la questione operativa, a partire dal 3 ottobre scorso, dalle ore 20 in poi non è più previsto il turno serale e ciò implica che al calare delle tenebre non sia più possibile svolgere mansioni di pattugliamento. In un'area, va ricordato, che riguarda il territorio comunale di Sansepolcro, dove abbiamo competenza ma interessa anche arterie di collegamento significative e molto transitate. Il sindaco Innocenti ha dal canto suo fatto sapere che proprio di recente ha ricevuto comunicazioni dal demanio per la richiesta di messa a disposizione di un terreno in loco per la futura edificazione di una nuova sede che ospiti il commissariato, questione che dovrà essere approfondita nell'immediato futuro, ma soprattutto ha preso il preciso impegno di contattare nei prossimi giorni il prefetto e concordare un incontro. Caro energia, a rischio anche le imprese del settore agroalimentare. Simone Gianni ne ha parlato con Federico Taddei, presidente provinciale della CIA di Siena. Un tema, quello del caro energia, che non risparmia neanche il settore agroalimentare, con alcune eccellenze della provincia di Siena, su tutte olio e vino, che hanno visto lievitare enormemente il costo delle bollette. Le cantine sono un'altra cosa che consumano veramente tanta energia. Pensate che tutto il processo di vinificazione è un processo di vinificazione per lo più controllato con temperature controllate, quindi con sistemi anche tecnologici che sono fortemente energivori. Ci sono fortunatamente molte aziende che hanno fatto investimenti nel passato tramite pannelli solari e quant'altro, e quindi su quelle aziende hanno avuto forse un impatto minore nell'utilizzo dell'energia che poi serviva per la vinificazione, ma comunque si stima un aumento intorno al 30-40% della spesa di vinificazione di un'annata normale, comunque media. Quindi sono aumenti importanti che comunque avranno delle ricadute su quanto riguarda poi i prezzi anche alla vendita. Per non parlare della raccolta delle olive che è iniziata da qualche giorno, da una settimana o due, in alcune zone so che i frantoi hanno aperto intorno al 6-10 di ottobre, quindi siamo già a 10 giorni dalla molitura, e lì effettivamente l'impatto del caro energia è stato un impatto devastante, fortissimo. Ci sono dei frantoi che in parte hanno deciso di non aprire, quindi con problemi anche logistici proprio il trasporto delle olive. L'annata si preannuncia una buona annata, quindi almeno nella nostra zona quantitativamente e qualitativamente un'annata importante. Il problema è che i frantoi sono fortemente energivori, fortemente, e lì i prezzi effettivamente di queste strutture i prezzi anche della molitura stanno andando sempre più in su. Si stima che probabilmente i prezzi si attesteranno al momento, ci sono degli aumenti fino a 20, anche a 25-27 euro al quintale.
Il bar Non Solo Pizza di Pieve al Toppo, impegnato nella raccolta di materiale in solidarietà verso le popolazioni dell'Ucraina, durante appunto l'emergenza più grande, quando ci sono stati gli aiuti portati dalla Caritas diocesana di Arezzo Cortona, Sansepolcro. Sentiamo la testimonianza. Ci troviamo al bar Non Solo Pizza a Pieve al Toppo. Giulia, con il vostro bar avete realizzato un bell'aiuto, un bel sostegno per un'iniziativa della parrocchia e della diocesi, in realtà, della Caritas diocesana. Sì, ci siamo resi disponibili a raccogliere del materiale da mandare in Ucraina, vista l'emergenza guerra. E niente, c'è stata una grande collaborazione da parte di tutti e abbiamo fatto da tramite, venivano qui, le portavano qui le cose e poi si portavano in parrocchia qui a Pieve al Toppo. E è stato un bel gesto perché c'è stata tanta solidarietà da parte di tutti. Siete resi disponibili, avete visto, insomma, l'impegno di una comunità. Sì, ci mancherebbe, sicuramente sì, c'è stata una bella solidarietà da parte di tutti. Anche persone che non sono clienti, c'è stato un bel passaparola e hanno portato abiti, medicinali, tutto quel che si poteva. Com'è nata questa attività? Qual è la sua storia? È bello raccontare questo perché così raccontiamo storie di vita e vediamo anche l'impegno, no, che ci può essere di fronte alla creazione di un'attività. Noi si è aperto nel 2001, prima tutto bene perché queste difficoltà che c'è ora prima non c'erano. E ora siamo arrivati qua, sono 4 anni e ora ce ne sono tante le difficoltà, la luce, il metano, l'acqua e i prezzi che gonfiano sempre di più. E noi siamo una conduzione familiare, siamo io, il mio marito, le mie figliole e se va avanti un po' alla meglio, però le difficoltà ce ne sono tante. Cosa ha significato innanzitutto per voi creare questa attività? È stato bello perché è stata una scelta alla fine di famiglia. Sì, bello perché siamo tutti qui, figli, si cresce nipoti, figlioli delle mie figliole. Sì, è bello. C'è le difficoltà, perché noi si apre alle 5 e si chiude la sera alle 8. Signora, lei è una cliente abituale di questo bar. Qual è la testimonianza che ci può portare? Testimonianza, mi trovo bene. Quando mi sento un pochino che sono sola, il marito non ce l'ho più, la mattina quando vengo qua mi prendo un cappuccino. E un pochino mi ritira su, faccio 2 parole con loro. Se va avanti così, si spera sempre nel meglio, ma non vedo questo meglio. Non lo so, non sopporto io queste cose. Io ho 72 anni e non sono mai vissuta in questo modo, benché prima c'era poco, ma si stava meglio di ora. E siamo giunti al nostro focus di oggi, che è dedicato alla mostra Sacred Forest, visitabile fino a domenica a Camaldoli. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Siamo in collegamento con Giovanni Gardini, un caro saluto innanzitutto, grazie per essere con noi. Grazie a voi, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Giovanni Gardini è il curatore di una mostra davvero interessante che si tiene a Camaldoli fino a domenica 23 ottobre, Sacred Forest. E quindi introduciamo innanzitutto Giovanni, appunto proprio come è nata questa bella iniziativa a Camaldoli. La mostra Sacred Forest è una mostra che ospita opere di Giorgia Severi, si inserisce all'interno di un programma di mostre di arte contemporanea con Don Matteo Ferrari. E dunque l'arte contemporanea potremmo dire è di casa a Camaldoli. Quest'anno con Sacred Forest il tema è molto vicino proprio a quella che è l'esperienza monastica. Giorgia Severi, che da anni lavora su dei temi profondamente legati alla natura, alla sua ricerca artistica, è da sempre attenta alle tematiche ambientali, a paesaggi antropici e cambiamenti climatici in corso. E questa sua ricerca quest'anno si è declinata sul tema della foresta di Camaldoli e quindi si è legata tantissimo a quella che è l'identità di questo luogo, la foresta.
E questo è un po' il cuore della mostra, quindi una ricerca artistica che si è legata proprio a Camaldoli e alla foresta circostante. E lo spunto più bello, mi verrebbe da dire, è quello che ha suggerito a Giorgia Severi Don Matteo Ferrari, e ricordandole un passo del libro della Regola Eremitica, in cui, citando un brano veterotestamentario del profeta Isaia, vengono evocati sette alberi, e a ciascuno di questi alberi si lega poi una virtù di un monaco. E quindi Giorgia, lavorando in particolare su questi sette alberi, ha cercato di far emergere anche la ricchezza spirituale attraverso l'evocazione, evidentemente, di questa dimensione della natura come luogo in cui incontrare Dio. Ecco, e per domenica 23 ottobre, la giornata conclusiva appunto di questa mostra, avete organizzato un bel programma di eventi che, tra l'altro, in un luogo meraviglioso come Camaldoli non potevano includere anche una passeggiata all'interno delle foreste, che sono veramente belle, che ci introducono poi alla fine anche un po' nel senso di quello che è la mostra. Sì, abbiamo pensato proprio come evento conclusivo uno stare nella foresta di Camaldoli. E come accennavo, è una mostra legata proprio a quel luogo, dunque volevamo immergerci, proprio come ha fatto Giorgia Severi, all'interno di questo luogo incredibile. E una giornata l'abbiamo pensata così, un fine mostra particolare, nel quale riscoprire attraverso lo sguardo di Giorgia e lo sguardo di Danio Miserocchi, naturalista e quindi ambientale escursionistica, questo luogo, quindi visto attraverso due prospettive non distanti ma certamente diverse. Quindi l'idea è di ritrovarsi alle 10 davanti al monastero di Camaldoli e da lì immergersi nella foresta. Nel pomeriggio invece presenteremo il catalogo, e ci sarà l'associazione Acheropita che presenta la giornata, presenta il catalogo, guida gli interventi, e gli interventi di Giorgia Severi all'interno della Regola Eremitica. E poi ci sarò io, in quanto curatore, a proporre una riflessione su quello che è il lavoro di Giorgia. Ecco, bello ricordare, lo accennavi all'inizio, il fatto che appunto questa mostra, Sacred Forest, non è una mostra isolata, ma appunto si inserisce all'interno di un qualcosa che appunto si ripete di anno in anno. Ecco. Sì, è un appuntamento estivo, potremmo dire, che ormai da una decina d'anni viene portata avanti con tenace, grande entusiasmo. E siamo partiti diversi anni fa e in questi anni si sono avvicendati bellissimi nomi di artisti che fanno una ricerca molto attenta su dei temi anche molto profondi. È chiaro che il luogo poi aiuta e invita al tempo stesso ad affrontare tematiche artistiche con uno sguardo spirituale molto profondo. E dunque quest'anno con Giorgia Severi ci siamo agganciati a una tradizione, possiamo definire tale, e abbiamo rilanciato questa possibilità dell'arte contemporanea come possibilità di dialogo con l'uomo di oggi. Grazie, grazie Giovanni, e naturalmente rinnoviamo l'invito a tutti coloro che ci seguono da casa, quindi a Camaldoli, il ritrovo alle 10 di domenica 23 ottobre, al monastero, giusto? Camaldoli. E per passare insieme una giornata con noi. Ai partecipanti poi verrà dato in omaggio anche il catalogo della mostra, un catalogo reso possibile grazie al prezioso contributo di Avoca, un catalogo che contiene le opere della mostra, ma anche altri lavori che Giorgia Severi non ha esposto a Camaldoli, ma che appartengono a questo progetto, e in più alcuni testi che aiutano nella riflessione. Grazie ancora Giovanni Gardini per essere stato con noi, e grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Caro saluto. Grazie, buon ascolto.